Sempre qui a Bergamo Creativa possiamo incontrare, oltre che creativi, tanta bella gente, ma anche grossi editori. Siamo qua in compagnia di Diana Giraudo. Buongiorno Diana. Buongiorno. Diana è la responsabile editoriale delle testate dedicate alla creatività dell'editore Cigra. Sì, raccontami, esatto. Diana, oltre che le bellissime riviste che fate, tantissime, tantissime testate, raccontaci che cos'è la creatività e che cosa Cigra fa per la creatività. Cigra affronta tutte le tematiche creative del mondo femminile, a partire dal cucito creativo alle borse fai da te, dall'uncinetto alla maglia, dall'indossato alla casa, cercando di coprire tutto lo scibile delle creatività femminili con estrema competenza e soprattutto con spiegazioni dettagliate, cercando di creare entusiasmo e nuove proposte, passione e aumentare la creatività. Certo, aumentare la creatività. Io so che voi come editori siete sempre anche alla ricerca, volete sempre dare visibilità anche a nuovi creativi, a nuove persone, che è importante che si registrino, che si iscrivano, esatto, alla vostra newsletter e che si propongano anche per dare una visibilità a 360 gradi, perché la creatività nasce dalla passione e dal gusto di tante persone normalissime, non solo dagli operatori, vero? Assolutamente, assolutamente, nasce da ognuno. Da ogni lettore che acquista le nostre riviste, nasce da ogni espositore che presenta in fiera, da ogni persona che si ferma qua e ci dice che cosa vorrebbe, vuole e fa. Perfetto Diana, un'ultima cosa, perché è importante e perché voi siete presenti a Bergamo Creativa? Noi siamo presenti a Bergamo perché la reputiamo una delle fiere più importanti di settore, dove è impossibile non esserci e dove vi aspettiamo numerosi. Potete anche proporvi se avete delle idee, dei consigli, se avete un progetto e soprattutto potete trovare le riviste di Cigra in tutte le edicole italiane. Diana, io ti ringrazio tantissimo e grazie a tutte voi di averci seguito.